Andriollo, oggi inaugurazione della seconda edizione del Festival del Gelato. Sì, la seconda edizione, dopo il successo della prima, inaspettato, ci apprestiamo a fare questa seconda edizione, dove tanta gente, come ho detto nella presentazione, tanti rivaresi, tante associazioni hanno creduto in questa iniziativa, hanno lavorato parecchio, stanno lavorando parecchio. E il fatto di avere molti sindaci, di avere molte personalità che sono quest'oggi presenti, già lo dimostra quanto sta e viene apprezzato. Cosa è nata questa iniziativa? È nata per far conoscere Rivara. Il gelato è un mezzo per farlo conoscere, quindi bellissima questa cosa di avere gelato, gelatieri che arrivano da tutta Italia. Oltretutto, ieri sera quando ci siamo ritrovati, quelli che erano già venuti nella prima edizione, è stato bellissimo vederli insieme, proprio una squadra di persone che hanno la passione per quello che stanno facendo e lo stanno trasmettendo, e noi siamo fortunati ad averli qui. Un impegno quindi quello dell'amministrazione e dei rivaresi per far conoscere il paese anche a chi non lo conosce, quindi che può venire oltre a mangiare il gelato a visitare il paese. Esattamente, perché oltre al gelato abbiamo altre manifestazioni collaterali, uno può fermarsi a mangiare tutti i tipi di cibo, quindi qualunque tipo. E in più abbiamo le nostre guide di Rivara che accompagnano per visitare il paese, quindi uno si arriva al mattino, può partire dalla colazione con la granita e la brioche, fare un giro per Rivara, fermarsi a pranzo, a gustarsi il gelato, e quindi può fare una giornata a tutto tondo qui a Rivara e cercando di farla conoscere. Allora, ci stiamo muovendo proprio per far apprezzare Rivara da tutti gli aspetti. Rivara, seconda edizione del Festival del Gelato. Luciano Gais, presidente di Associa Insieme. Finalmente il momento è arrivato, manca poco all'inaugurazione. Quali sono le prospettive di questo evento? La nostra prospettiva è che arrivi tanta gente, il cielo ci aiuti, perché previsioni per domenica non sono un granché, però se va già bene oggi e sabato è già una bella cosa. Tanti i produttori, i maestri gelatieri, 12 se non sbaglio? 12, esatto, sono 12 da diverse regioni d'Italia e ognuno porta un gusto particolare, una cosa un po' di nicchia, comunque è bello da vedere la vetrina dove sono esposti quei gusti, è un bel colpo d'occhio. Tutte le associazioni, gran parte delle associazioni di Rivara che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di questo evento. Esatto, e qui bisogna dire che bisogna ringraziare queste associazioni, le 10 che fanno parte di Associa Insieme e le altre che si aggregano così, che ci danno una mano. Tutti hanno lavorato, volontari, abbiamo un mare di volontari che si sono resi disponibili per darci una mano a fare questo evento. L'abbiamo sentito molto questo secondo evento, speriamo che tutto vada bene per avere anche un terzo. Quindi inizierà oggi, che è venerdì, sino a domenica?
Inizia oggi, va fino a domenica, 3 giorni full immersion nel gelato, si può dire, perché partiamo dalla colazione, che partiamo con la colazione con granita e brioche, andare alla cena gourmet, andare all'aperigelato con salato, gusti gastronomici, quindi salati che vengono serviti con delle gallettine di mais e così, cose un po' particolari che comunque riguardano sempre il gelato. Poi ci sono momenti di spettacoli, di cose che comunque ruotano sempre intorno al gelato, come show cooking o talk show dedicati a maestri gelatieri. E la sera anche musica per i più giovani e meno giovani. La sera musica, stasera partiamo con la musica per i coscritti con la Radio Gran Paradiso e poi dopo andiamo avanti con gruppi un po' più dedicati a quelli di sabato sera sono dedicati un po' a tutti, però diciamo anni 70, 80, un po' più così. Domenica è una cosa un po' particolare, c'è un gruppo country, la musica un po' diversa dal solito, però tutto completamente gratuito, chi viene può andare lì, vedere, giocare, ballare, fare.